Voglio, hai visto? Ci stanno i toti! Passa da IG Vault e con il codice sconto GIANT avrai il 6% di sconto! I prezzi sono scontatissimi! Link in descrizione. E ciao a tutti ragazzi, sono GIANT e ben ritrovati qui sul mio canale. Siamo tornati qui, signori, finalmente con un nuovissimo episodio della carriera allenatore con il nostro Cagliari. Ragazzi, abbiamo chiuso la prima stagione finalmente da campioni d'Italia. Abbiamo vinto lo scudetto al nostro primo anno qui sulla panchina del Cagliari e adesso ci tufferemo nel calciomercato di giugno, dove ragazzi cercheremo a tutti i costi di creare una bella squadra competitiva, sia per provare a rivincere il campionato e sia per competere al massimo nella Champions League. Ragazzi, grazie per tutto il supporto che come sempre date a questa serie. Ragazzi, eccola qua l'ultima classifica dell'ultimo episodio. Praticamente abbiamo chiuso a più 5 dall'Udinese, una classifica ignorantissima, e dovevamo ancora terminare la stagione. Vi ricordo che da quando inizia il calciomercato, tendo sempre a fare degli episodi un po' più lunghi. Fatemi sapere se vi piace come idea. Colloco i giocatori, che sì, giustamente vuol giocare di più, ma sappiamo già che sì andrà via. Giovane rescinde il contratto. Cosa? Il club ha ricevuto ulteriori fondi in seguito ai risultati. 55 milioni, raga. 55 milioni. Ma che cazzo dite? È un botto. Allora, qui ci danno già le prime indicazioni. Ci sono dei giocatori in scadenza. Vediamo un po' di chi si tratta. Ho già intravisto che c'è anche Marcolino Borriello. E infatti Marcolino vorrei rinnovargli il contratto. Lo venderò, ragazzi, molto probabilmente. Non abbiamo vinto la scommessa con il buon Bobo Vieri, gli diamo 55.000 perché 60 mi sembra un po' eccessivo. Anche qui diamogli 40.000, quello che chiede Rafael, poi tanto lo vendiamo, non ci interessa. Perfetto ragazzi, avanziamo, vediamo un po' quali indicazioni ci danno per la prossima stagione. Ricordiamoci ragazzi che arriveranno nuovi i giocatori che abbiamo comprato praticamente a gennaio, cioè Witzel, cioè Saponara, Gonzalo Rodriguez, quindi mamma mia ragazzi. Come ampiamente discusso inizio, l'obiettivo far crescere il club sotto il profilo economico rappresenta un traguardo, eccetera eccetera. La invitiamo pertanto a consultare gli obiettivi. E questo qui è una cosa che mi avete detto voi. Comunque guardate che il livello è arrivato al 32%, quindi in tre stagioni potremmo farcela. Mi avete già dato nell'ultimo episodio molti consigli per quanto riguarda gli acquisti, io me li sono un po' segnati anche per conto mio. Detto anche di provare a vendere Dolberg. Ricordatevi raga che Dolberg adesso è infortunato, quindi non so se riusciamo a metterlo come pedina di scambio per qualcuno, però vedremo. Allora, prima che termini la stagione, come vi ho detto, ho già chiesto un po' di informazioni. 10 milioni per Iwobi chiedono, 29,5 per Embolo, e sarebbe un ritorno perché lo avevo già allenato col Sassuolo. C'è Guedes del Benfica che mi chiedono solo 10 milioni e non è da sottovalutare, ragazzi. Come vedete sono tutte ali perché o esterni, perché come sapete ho deciso di cambiare modulo e giocare con gli esterni. C'è Musonda che per il momento è ancora in prestito perché non abbiamo ancora terminato la stagione. C'è questo Onyekuru, c'è Lemar 36,5 milioni e 1,2 milioni per De Ligt dell'Ajax. Ho buttato così un po' di informazioni per vedere un po', così come per Gerson che me ne chiedono 4,8, che come riserva sarebbe un bel affare secondo me. C'è Gnabry del Werder Bremen 8,5, allenatore dell'anno, abbiamo vinto l'allenatore dell'anno, incredibile. Allora, siamo giunti al termine della stagione, la dirigenza non può che essere soddisfatta, ma va, sono chiaramente entusiasti di lavorare con lei e bla bla bla. Perfetto, a me va benissimo così. Abbiamo 91 di overall e adesso aspettiamo il caricamento e ci tuffiamo ufficialmente ragazzi nel calciomercato. Io non vedo l'ora ragazzi, consigliatemi qui sotto nei commenti altri giocatori. Io penso di comprare almeno un paio di ali per fascia. Ed eccoci qua, abbiamo anche la finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter, incredibile. Allora, informazioni importanti sul mercato. Il mercato è aperto, vabbè, bla bla bla. Voglio subito vedere quanto abbiamo di budget, ragazzi. Ho paura. Toh! Come 13 milioni? No, non puoi darmi 13 milioni! Ma scherzi! No, raga, è assurdo, è pochissimo. Vabbè, avanziamo. Ho chiesto informazioni a un bel po' di giocatori. Ho messo anche in vendita alcuni dei miei giocatori. Allora, andiamo a vedere gli inviti per il torneo precampionato. Ovviamente andiamoci a fare quello con
il budget più alto, senza perderci in chiacchiere, e andiamo a vedere un po' cosa c'è scritto nelle email. Tra l'altro, nello stesso girone nostro c'è il Red Bull Lipsia del Green. Fantastico, avremo l'opportunità di battere il Green, incredibile. Allora, Coppa Intercontinentale, ok, giocatore al rientro dal prestito. Vabbè, Rafael è tornato. Allora, volevo solo farle sapere che... Oh, eccolo qui, Witzel è arrivato, Gonzalo Rodriguez è arrivato ed è arrivato anche Ricky Saponara, ragazzi, incredibile. Allora, ho chiesto informazioni per Dragoschi, perché sapete che io amo Dragoschi, l'ho utilizzato anche lo scorso anno e vorrei provare a prenderlo, ragazzi, perché avere due portieri come Dragoschi e Svilar, tanta roba, ragazzi. Solo che la Fiorentina non ha intenzione di cederlo, però io voglio provarci e magari proverei a offrirgli anche Rafael. Vediamo un po' come si comportano. Io veramente sono esterrefatto, perché abbiamo solo 13 milioni di budget. Io veramente non me l'aspettavo, ragazzi. Allora, ho chiesto informazioni anche per Lingard del Manchester, e come vedete la cifra è troppo alta. Io non so se riuscirò mai a comprare tutti i giocatori che ho intenzione di comprare, perché 13 milioni, ragazzi, sono pochissimi. Dobbiamo molto puntare su contropartite. Allora, per Lingard, per esempio, no? Cosa possiamo dare al Manchester? Continuiamo ad avanzare, vediamo se ci dicono qualche altra cosa. Allora, tipo Conti. Io lo vorrei tanto, Conti, perché come sapete ci ho già provato lo scorso anno. Potrei anche provare a dargli Isla, perché Isla è vecchiotto ormai, ragazzi. Potrei darglielo alla pari. Vediamo se... Cosa dice l'Atalanta? Per il momento, poi vediamo. C'è Mbemba, che io volevo già prendere, ma come vedete costa troppo. Masina, che potrei prenderlo come titolare e eventualmente ruotare Murru, perché Padoin, raga, dobbiamo sfatare sto mito di Padoin. Cercherò forse di vendere Padoin, non picchiatemi, e vediamo. Però solo che 12 milioni e mezzo sono tanti. Gerson, 3 milioni e 3, quindi da 4,8 che era la richiesta precedente siamo scesi a 3 milioni e 3, e questo mi fa molto piacere. Proviamo a dargli 1,5 milioni. Gerson ovviamente farà la seconda ala di riserva. 36 milioni e mezzo Lemar è tantissimo. Io direi di puntare Guedes a questo punto. Proverei a dargli Kessié. Se gli diamo Kessié e 1 milione, vediamo cosa ci dice il Benfica in questo momento. Attenzione, ho chiesto informazioni anche per Iwobi. 8,5 milioni. 8 milioni e mezzo non sono impossibili da colmare. Per fare un bel mercato abbiamo bisogno di veramente vendere un bel po' dei nostri giocatori. Alla fine comunque Padoin non ci guadagno molto, quindi per il momento teniamolo lì dove è. Ionita, mettiamolo sul mercato, poi vediamo le offerte che ci arrivano. Comunque Witzel da vendere sarebbe tanta roba, ma veramente tanta roba. Proviamo a mettere anche Isla in lista trasferimenti. E io vado a sistemare la rosa, ragazzi, perché voglio andare a vedere i nuovi acquisti che sono questi qui. C'è Gonzalo Rodriguez. Dov'è Witzel? Non vedo Witzel. Raga, non c'è Witzel. Sul serio? Raga, non c'è Witzel. Dov'è Witzel? Perché Witzel non c'è, raga? O non vedo io? Non vedo. Witzel non c'è. Che sta... Si è buggato tutto? Titolare non c'è. Dolberg? Non c'è. Non c'è assolutamente. Non sto capendo, ragazzi. Non sto capendo. Non c'è Witzel. Non ho parole. C'è Saponara. E Witzel dov'è? Rafael, pazzesco, raga, non c'è. Che cazzo sta succedendo? Pure qui c'era. Se vado a vendi giocatori, Witzel c'è. Perché non c'è nella mia squadra? Come è appena arrivato? Ma perché c'è il Bayern Monaco lì? No, ragazzi, c'è qualcosa che non va. Si è buggato per forza. Si è buggato per forza. C'è Witzel al Bayern Monaco? No, non è possibile. Non è possibile. Si è buggato tutto. Non è possibile. Perché al Bayern Monaco Witzel? Non ho Witzel, ragazzi. Cioè, ce l'ho ma non ce l'ho. No, questa è assurda sta cosa. Io veramente, cioè, boh, ditemi voi se è normale. Cioè, se vado a vendi giocatori e vado su Witzel, risulta del Bayern Monaco. Ma sul serio, comprato in questa stagione. Io spero che avanzando mi torni Witzel, perché altrimenti mi incazzo veramente. Fiorentino, offerta troppo bassa. Siamo interessati a Rafael, ma vogliono 9 milioni. Sì, cara Fiorentina, e a cazzare i polipi, mai si è andata? Cioè, risolviamo insieme sta cosa, perché non lo so. Qui fanno tutti cagare.
Ragazzi, sono senza parole. Io vado a vedere un po' di nuovo, ma Witzel non c'è, ragazzi. Cioè, aiutatemi. Allora, io fermo qui l'episodio perché non so veramente cosa dire. Fatemi sapere cosa cazzo sta succedendo, perché Witzel è al Bayern Monaco. Non riesco a capire. Si è buggato tutto. Si è buggato tutto. Fatemi sapere per quale motivo non ho Witzel. Ciao. Witzel risulta Bayern Monaco. Fatemi capire perché. Perché si è... No, sto registrando. Fatemi sapere perché Witzel non è un mio giocatore. Cioè, a sto punto lo do in prestito. Lo do in prestito e mi rifaccio lo stipendio. Mi riprendo lo stipendio indietro. Beh, non so, ragazzi, cioè, sono senza parole. Ragazzi, fatemi sapere voi qui sotto nei commenti. So che è un video quasi inutile, però mi ha spiazzato sta cosa di Witzel. Fatemi sapere voi qui sotto nei commenti cosa sta succedendo. Continuate a consigliarmi nuovi giocatori. Passate dai miei social in descrizione, dal canale dei Brainless. 2000 mi piace e vi carico subito la seconda parte di calciomercato. E niente, video finito, da gente è tutto. Fatemi sapere cosa è successo. Ciao, aglio!